Fassabortolo S.p.A., leader nel mondo dell'edilizia, un marchio storico affermato in Italia e a livello internazionale. Nel 1961 Paolo Fassa entra nell'azienda di famiglia, un imprenditore capace di visione con una spiccata vocazione industriale che lo ha portato il 22 ottobre 2011 a festeggiare un compleanno importante, 50 anni della sua attività. Per me è un traguardo importantissimo, sia personale e soprattutto professionale. Perché 50 anni sono tanti, penso, per qualsiasi imprenditore. L'anno scorso sono stati 300 anni che la nostra famiglia ha un'attività. Sì, fino a 30 anni fa facevamo solo calce, adesso la calce rappresenta soltanto il 3% del fatturato globale, però ce l'ho nel sangue e nel cuore, quindi per me la calce è una cosa molto importante. 13 stabilimenti in Italia, uno in Portogallo, 3 filiali commerciali in Italia, Svizzera e Francia e un organico di oltre 1200 collaboratori, una vasta gamma di prodotti e soluzioni. Ha saputo crescere, innovare, investire nella tecnologia. È un'azienda che è riconosciuta a livello nazionale e internazionale come esempio eccellente che deriva proprio da una forte e avanzata cultura industriale del suo imprenditore. Sono questi gli elementi che caratterizzano gli imprenditori trevigiani e veneti in generale. Fassabortolo, una tradizione antica che ha le sue radici a Spresiano, in provincia di Treviso. Di generazione in generazione ha saputo investire e innovarsi, grazie soprattutto alla lungimiranza del suo imprenditore. Abbiamo attuato delle strategie commerciali innovative e in più abbiamo investito per una nuova linea di prodotti molto importante. Infatti quest'anno usciamo con, rispetto allo scorso anno, con un aumento di attorno all'8-9%, ma è tutto fatturato del settore del cartongesso che fino a 2 anni fa non producevamo. Stiamo internazionalizzando, le basi erano già state gettate negli ultimi 4-5 anni, anche se adesso abbiamo dovuto cambiare strategia perché andremo a investire soprattutto nei paesi cosiddetti del BRIC, cioè quelli in cui c'è una forte crescita, anche nel settore dell'edilizia. Un bellissimo esempio del nord-est laborioso e della cultura d'impresa che la fa da padrona nel nostro territorio. Ma io direi soprattutto una concezione familiare di un grande imprenditore che ha saputo mantenere il suo equilibrio, ma soprattutto quella vocazione proprio di azienda familiare, benché una multinazionale diffusa in tutto il mondo. Un imprenditore che ha saputo abbinare anche alla socialità dell'iniziativa, non solo impresa ma anche grandi iniziative nello sport. Valori e principi sani e forti, descritti anche nel libro di Paolo Fassa dal titolo La nostra storia, la mia passione. Una passione che ha reso grande la Fassabortolo S.p.A.